Si chiama SITA, la fiera dedicata al territorio, in programma fino al 4 dicembre, offrirà spunti di discussione in vista della redazione del piano paesaggistico della Regione Puglia. Sentiamo l'intervista a Tina Caroppo di Innova Puglia Bari, realizzata per noi da Alessandra Bucci. Possiamo dire il paesaggio sotto la lente di ingrandimento di questa fiera, SITA? Il paesaggio e il territorio, che sono due aspetti molto diversi che la Regione sta curando entrambi, dove come territorio si intende ciò che c'è, quello che è costruito, mentre il paesaggio è qualcosa di più astratto, il colpo d'occhio, no? Quello che poi il territorio con tutti i suoi aspetti trasmette a chi lo guarda. No, quindi il paesaggio, noi stiamo curando molto questo tema e non a caso tutto questo lavoro poi è propedeutico proprio alla realizzazione, alla redazione del nuovo piano del paesaggio regionale. Con una finalità anche di tutela, se vogliamo, nei ranghi di quello che poi la regione sta tentando di fare. Assolutamente. Quindi la tutela è il fulcro di questa attività e che riguarda non soltanto i beni culturali intesi nel senso classico, ma quello che stiamo facendo è proprio quello di dare una vista più ampia a tutto questo, quindi guardare il bene inserito nel suo contesto, cioè secondo noi il bene tolto dal suo contesto non ha più senso. No, quindi noi abbiamo degli oggetti, dei beni così importanti sul territorio e anche tanto diffusi, pensiamo alle masserie, ai muretti a secco. È chiaro che una masseria è importante nell'istante in cui è inserita in un contesto che è quello tipico della masseria, se viene astratta, se viene deformata non ha più senso. Passiamo alle previsioni del tempo, cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, temperature comprese tra 7 e 13 gradi, venti moderati da nord a ovest e mari molto mossi. Come sempre notizie e aggiornamenti ai nostri siti www.telebari.it e radiobari.net. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e a più tardi.